pochi l'hanno avuta. Voi le costruite per tutti, la casa sull'albero davvero. Sì, la casa sull'albero, un sogno di bimbi, come dici bene te, che noi abbiamo voluto farla diventare in un qualcosa di vero, di solido, di vivibile. Cioè avete costruito un'azienda, so. È un'azienda a tutti gli effetti, un'azienda di una carpenteria edile di oltre 3.000 metri quadri, qua vicino Malpensa. Siamo un'impresa edile a tutti gli effetti per lo Stato italiano e progettiamo e costruiamo solo ed esclusivamente sulle piante, case, terrazze, spazi, tutto quello che i clienti ci richiedono. Oggi siamo a una prima nazionale, è il caso di dire. Sì, questo è una delle nostre realizzazioni, è la prima casa sull'albero all'interno di una scuola dell'infanzia in Italia, poche in Europa, e è un progetto che ci è stato commissionato dal cliente per offrire ai bambini di questa scuola un modo nuovo di fare didattica, di fare attività ludica, di sognare, di vedere il mondo dall'alto. Sull'albero progetta camere, suite per gli agriturismi, nuovi spazi abitativi per una stanza in più che manca in casa, un nuovo modo di vivere l'esterno in un bel giardino di una villa, un patio, un dehors. Al posto che essere a terra, ci rieleviamo a 5 metri d'altezza, 4 a seconda delle caratteristiche della pianta, e portiamo la persona che la vive a trascorrere il tempo in un modo magico, in un modo nuovo, a 5 metri d'altezza, dove il tempo è diverso. Casa sull'albero si pone proprio come primo obiettivo l'installazione di una casa che assolutamente non danneggia l'albero, anzi lo rispetta e lo valorizza. Infatti diversi materiali anche che sono stati utilizzati sono stati proprio posizionati per tutelare l'albero e per rendere comunque sicura la struttura. Il sogno realizzato ed è un modo per fare in modo che i bambini possano vedere il mondo finalmente dall'alto. È una casa totalmente ecologica, a prova veramente di urto, di qualunque problema per qualunque bambino, e l'abbiamo realizzata proprio seguendo le indicazioni dei bambini. Diciamo che Plastic Wood è intervenuta in supporto a questa azienda fornendo il nostro prodotto, che è un prodotto innanzitutto ecologico, è un prodotto altamente sicuro perché non fa schegge, e per i trattamenti che riceve all'inizio come anti-UV, anti-alga, è un prodotto che ha una durata direi quasi illimitata. Nel caso specifico il British College aveva questa esigenza di avere una nuova attrattiva per i propri bimbi, e per cui la progettazione è stata fondata sostanzialmente sul pensare una casa sull'albero a dimensione di bambino, per cui come potete vedere tutto è a dimensione di bimbo: la dimensione della casa, l'altezza della porta, le finestre, i colori, e anche per caratterizzarla si è cercato di attingere a quello che è tutto l'immaginario che il Disney piuttosto che altri marchi danno nella comunicazione per i bimbi, per cui la finestra storta, la porta un attimino anche lei storta, il tetto un attimino sbilanciato, e abbiamo cercato di andare in questa direzione. E se uno volesse la sua casa sull'albero non a dimensione di bimbo? Avrà la casa a sua dimensione. Abbiamo avuto situazioni nelle quali i professionisti cercavano dei luoghi dove poter lavorare distaccati da terra, e per cui sono state create delle dependance in abitazioni private dove poter lavorare, dove potersi riposare, avere del relax, oppure solamente dove giocare, per cui anche solamente ludicamente ricevere degli ospiti e fare una serata particolare, ovviamente quelle con le altezze delle porte e delle finestre adatte.